Invita lo Spirito Santo al mattino. Una mattina, durante il mio tempo di preghiera e meditazione, mentre ero tranquillo, una colomba è venuta a posarsi sul davanzale vicino a me. Questa dolce apparizione mi ha fatto riflettere ancora una volta sull'importanza della meditazione, perché è dove tutto può accadere, dove Dio ci viene incontro e ci parla. A volte non prestiamo attenzione, cosa che Giobbe sottolinea in Giobbe 33,14. Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Quella mattina ha usato un mezzo sorprendente e inaspettato, una colomba. Nella parola di Dio la colomba è un simbolo forte che rappresenta lo Spirito Santo. Al battesimo di Gesù, lo Spirito di Dio si è manifestato sotto forma di una colomba. Lo Spirito Santo è la persona della Trinità che è costantemente con te, al tuo fianco. È Dio che ti accompagna, che ti parla, che ti consola. Quando lo Spirito Santo scende su di te, puoi ascoltare ciò che ha da dirti, fare tesoro delle sue parole e scriverle nel tuo diario. In questo giorno ti incoraggio a invitare lo Spirito Santo a rivelarsi. Lasciare che la colomba dello Spirito atterri sulla tua vita. Consegnare a Lui tutto ciò che ti appesantisce in questo nuovo anno. Lasciare che la sua pace sovrannaturale si riversi su di te. Ti invito a pregare ora. Gesù, in questo nuovo anno, che il tuo Santo Spirito mi guidi quotidianamente nelle tue vie e mi trasformi a tua immagine fino al tuo ritorno. Ti ringrazio per avermi fatto diventare il tuo amato figlio, nel nome di Gesù. Amen. Che lo Spirito di Dio ti accompagni per tutta la vita. Grazie di esistere. Eric Selerier.